Salve, miei onorevoli amici. Vostra maestà. Sappiamo che senza Crawford Starrick, una certa società segreta si trova ora a dover cercare un nuovo capo. Una nuova fazione vuole entrare a Londra e prendere il potere. Pensate di essere in pericolo, maestà? No. Temo che saranno gli abitanti di questa città a farne le spese. Vi chiedo gentilmente di sventare questo complotto. Potete contare su di noi. Un mio uomo vi aspetta al porto per istruirvi. Dovete iniziare immediatamente. C'è tutto quello che hai sempre sognato! Sono Alfred Fleming, capo delle spie di Sua Maestà. Per prima cosa, dobbiamo liberare la zona da ciò che può allertare i nemici. Come il mezzo della polizia, potete spostarlo voi? Ora, i miei agenti sono qui in abiti civili. Disponeteli voi per l'agguato. Una nave è in arrivo da Boston. Trasporta dinamite, l'equipaggio formato da tutti. Perché non accoglierli con un agguato? Se proprio dobbiamo farlo, lo faremo. Seguimi. Non fare niente di avventato. Sì, capo. Ho del lavoro per te. Thank you.
Adesso non reagisci più, eh? Questo è tutto. Ecco il loro capo. Voglio che sia portato al nostro covo, vivo. Abbiamo un lavoro importante da fare. Insegnerò le buone maniere. Non volete dirmi i vostri piani? Va al diavolo. Su, su. Starrick sarà anche morto, ma l'ordine dei Templari non morirà mai. Risorgeremo come la Fenice dalle sue ceneri, e il mondo dovrà inchinarsi. Sì, bene. Allora buona fortuna. Adesso ci penso io. I miei stanno recuperando il carico esplosivo. Ottimo lavoro oggi. Mi intratterrò con il nostro stimato ospite per scoprire i piani dei suoi amici. Fatemi sapere se sputa il rospo. Ma certo. Il signor Fleming ha tentato di far confessare il prigioniero, ma il furfante non ha parlato. Parlerete con lui per carpirne i segreti? Ci penserò io, maestà. Forza!
Devo forse picchiarvi fino a farvi sanguinare. Non preferite parlare? Potrei anche. Ho caricato l'esplosivo su un treno a Westminster. Salterà in aria prima della stazione di Southwark e ucciderà tutti a bordo. Voi e la vostra maledetta dinamite. Quando succederà? È il prossimo treno. Sta già per partire. Non farete mai in tempo. Più veloce! Hands to yourself.
Come here, insider. I'm not in the mood for camping. Il mio compianto marito amava questi giardini. Per lui erano un porto sicuro nel mezzo delle tempeste di questo mondo. Mi manca così tanto. Ma lasciamo perdere. Al lavoro. Il signor Fleming ha saputo dal templare prigioniero che un attacco è prossimo. Ma prima di rivelarci i dettagli, è riuscita a fuggire. Pensiamo si nasconda a Westminster. Dovete catturarlo per noi e scoprire i suoi segreti. Non resterà libero a lungo, Vostra Maestà. Forza! Di certo dovrei incontrarti con gli altri cospiratori tra poco. Rallenta! Ci sono troppe persone. Porterò via gli esplosivi prima di continuare la caccia. Farò saltare un palazzo, ma almeno sarà un colpo per gli assassini. Muoviti! Yeah.
vincere questi templari in fretta. Gli ultimi membri del gruppo tentano una disperata resistenza. Sono entrati nella sede del Parlamento e vogliono far esplodere la dinamite rimasta. Presto, trovate Fleming e mettete fine alla faccenda una volta per tutte. Bravissima! Thank you.
bersagli dentro al palazzo. Sono armati e pericolosi. A complicare le cose, il primo ministro sembra scomparso. Voi dovete pensare ai templari. Il primo bersaglio è nel corridoio accanto, circondato da civili. Ha gli esplosivi addosso. Dovrete coglierlo di sorpresa. Se vi vedrà, si farà esplodere. Nel frattempo, io cercherò il primo ministro. Ci sono altri dilamitardi qui. Bisogna eliminarli in fretta e in silenzio. Attenti, è un'intrusa! Someone's gonna get quite a fright. Whatever she's doing there, I want no part of it. Primo ministro, vi libererò subito. Restate dove siete, chiaro? È finita, non capite? La sede del Parlamento esploderà all'ultimo rintocco delle 12. Né voi né nessuno potrà impedire che accada ormai. La sede del Parlamento esploderà. Secoli di storia saranno spazzati via. Thank you.
That affect the lives. Grazie, vi devo la vita. Ora però venite con me. È stata richiesta la presenza dei Fry. Avvicinatevi. Ci avete onorato con la vostra lealtà e con il coraggio. Spero che possiate sempre proteggere l'impero. Vostra Maestà, noi lotteremo sempre per garantire la salvezza del mondo. Ma con tutto il rispetto, la nostra filosofia non approva l'espansione del vostro impero. Forse, Maestà, potreste considerare di mettere fine alle mire colonialiste. Capisco e rispetto tale posizione. Legati come siete al vostro credo. Ma siate indulgenti per un'ultima volta e accettate i miei doni. Addio. E che Dio benedica i nobili gemelli Fry. Penso proprio che non ci offrirà più della tua vita.